Ragazzacci, buongiorno, buona giornata, dipendendo dall'ora che vediate il video. Allora, facciamo un'altra sbarbatina, togliamo questa barbaccia di un paio di giorni, facendo un'altra comparativa. Sto facendo le comparative che voi stessi mi avete chiesto, quelle che posso fare purtroppo, qualcuno mi ha chiesto qualche comparativa anche interessante, come era il Progress con il Variant Parker, però purtroppo non ce l'ho il Variant. Vediamo se più avanti lo trovo a buon prezzo, magari si compra. Allora, una comparativa che mi è stata chiesta è R41 con IconTech. All'R41, come la versione normale, perché ero indeciso se usare il GS, quello in acciaio inossidabile, o usare la versione normale, però come la maggior parte immagino che ha la versione normale, la testina normale, quella cromata, ho preferito usare quella. Però io ce l'ho con il manico tartarugato che è molto leggero. Allora, per bilanciare un pochino il peso con l'IconTech, che pesa di più che questo, vabbè, gli ho montato il manico in metallo di un Eddie Jaguar che ho, di un Eddie Jaguar 89, che è aumentato un pochino il peso, però continua a essere l'IconTech più peso. Come lunghezza del manico invece all'incirca siamo lì, eh? Allora, prima di montare le lamette sui rasoi, fatemi mettere un pochino a ammorbidire il sapone. Oggi userò questo sapone vegetale americano, Uncle John. Sapone che vedete viene in pasta dura, però che non ho voglia di montare in faccia. Sicché quello che farò è che ne prendo un pezzettino e ugualmente lo sciolgo in ciotola. Sì, è pasta dura, però non è proprio esagerato, esagerato. Si può lavorare anche in ciotola sciogliendolo. Allora, profumazione del sapone che a me piace moltissimo. Questo è un oud con incenso. Molto semplice la profumazione, però veramente, veramente elegante. Il sapone è bello durotto. Fatemelo aiutare un pochino. Poi lo lasciamo un minutino lì mentre montiamo le lamette nei rasoi. Ecco, ci siamo quasi, si è quasi sciolto. Profumazione veramente, veramente buona. Se vi piace l'oud, sapone ha veramente un'ottima profumazione. Fatemi riaccendere la camera. Sì. Andiamo bene, qui sta registrando, li sta registrando, sì. Allora, sapone lo possiamo anche mettere via, mettiamo qua così si vede, vai. Allora, cominciamo. R41, smonto, andiamo su questa camera qua, vai. Mettiamo Astraverdi, così finisco anche questo pacchetto. Lamette che vanno bene un po' su tutti i rasoi, almeno su di me. Allora, mettiamo la metà, stringiamo, controllatina l'allineazione e facciamo lo stesso con IconTech. Questi sono, come ben sapete, fra i rasoi più efficaci che ci sono in commercio. Questi sono veri e propri distruggitori di barba, despugliatori. La metta si vede, non so come, ma mi dà la sensazione che non sia proprio diritta. Sarà forse il bisello della lametta, boh. Ha dato la sensazione che dovrò girare la lametta se si vede uguale, che sporgesse più da una parte. Ho la sensazione che di qua esce più fuori, non so se sarà l'effetto degli occhiali.
uguale, la vedo per gli scarichi, mi sembra uguale, deve essere, boh, non lo so come mai, qualche effetto di luce. Allora, rasoi che ragazzi non sono consigliabili assolutamente per chi sta iniziando, va bene? Sono rasoi, insomma, per chi ha già un pochino di mano, perché richiedono molta attenzione, in vista di che, come potete vedere, hanno un'esposizione della lama veramente importante, che fa sì che quasi non si usa la barra di protezione, perché qui praticamente è tipo sciavetto, cioè la barra di protezione, boh, non lo so che funzione ha, che uno praticamente con la mano deve controllare la lametta sulla faccia. Sicché vi dico, sono rasoi che richiedono un minimo di attenzione e un minimo di conoscimento o di conoscenza della rasatura con D. Comunque sono rasoi che, ragazzi, usare si usa. Magari uno si fa qualche red point in più rispetto ad altri rasoi, però l'importante, bene, è non farsi tagli, cosa che all'inizio con questi rasoi, se uno non sta attento, è facile. Normalmente chi inizia con questi rasoi, le prime sbarbate non si taglia, si taglia dopo la seconda o la terza, perché gli perde un po' di rispetto al rasoio e lì è quando c'è guai. Allora, pennellino di oggi, Zenith Sbarba misto tasso maiale. Ho scelto questo per vedere se mi aiuta un pochino con questo sapone, anche se mi sembra che si è sciolto molto bene. E non so se ve l'ho detto, sapone da lince molto corto. Ora, questo è come un refill, una ricarica che io ho messo dentro quella scatolina di legno, sicché non ho linci, però stamattina l'ho controllato. È un sapone vegetale da un incio cortissimo, è fatto, saponificato con olio di oliva, olio di cocco e olio di palma. Ora vedi la profumazione, se vi piace l'incenso è veramente veramente ottimo. C'è ancora sapone da sciogliere, vabbè, magari poi, tanto mi sembra che è abbastanza sapone, se manca poi gli do qualche giratina in più per sciogliere quello sul fondo. Bagnatina alla faccia e partiamo. Bella forte la profumazione, si sente parecchio. Anche vedete, ha fatto veramente una bella schiuma. Guardate che bella schiuma che ha fatto il sapone, io direi che ci siamo. Allora, incomincia la battaglia. Ragazzi, come sempre, sono le mie impressioni, non le prendete come leggi. Magari uno più bravo di me si fa la barba e ha altre impressioni, va bene? E ci sta, però vabbè, io vi dico le mie. Allora, incominciamo con Eye Contact. Mentre si sente tutta, oh, guardate come porta via.
La barba. E sono la solita a tenere con l'angolo un pochino aperto, eh. C'è chi li preferisce con lamette che tagliano di più performanti. Comunque, vi dico anche con queste Astra, il rasoio taglia veramente, veramente bene. Questi sono rasoi, naturalmente, in teoria, perché magari non si fa la barba tutti gli giorni. E magari con due passate arriva tranquillamente al BPS. Anche se so di molti di voi che almeno l'R41 si lo usano tutti i giorni. Allora, guardate qua che piallata con il sole verso il pelo, perché praticamente là la mette come uno sciavetto. Mezza faccia fatta, solo che forse un pochino più facile. Guardate anche qua sotto il pelo, sotto il collo, come già praticamente mi ha sbarbato. No, che mi vado a bagnare, devo fare con quell'altro. Allora, R41. Allora, la sensazione di taglio, onestamente, a me piace più l'iContech. Sento l'R41 leggermente più difficile da usare, nel senso che questo vuole il suo angolo. Se sbaglio l'angolo, almeno io sento che strappa un po', mentre con l'Icon è più difficile sentire questa sensazione. Forse, chissà, un pochino più facile questo da usare. L'Icon si richiede un pochino più di attenzione, ma siamo lì comunque. Magari, forse non è nemmeno così. Tiro il pennello. Forse non è nemmeno così, non lo so. Sento l'Icon, con questa vado un po' più sciolto. Però vi dico, con questo, se non becco l'angolo proprio esatto, sento un pochino più di difficoltà, un pochino strappare, ecco, la barba, mentre con l'Icon è più difficile sentire, avere quella sensazione. Allora, direi che verso il pelo, con entrambi è andato. Mi sento più liscio di qua, con l'Icon. Qui è rimasto un pochino di più con... Non lo so, sono io, ragazzi. Riesco a usare meglio l'Icon che l'R41. Infatti è stato un rasoio l'R41 degli ultimi che ho imparato a usare. Di buttare via l'acqua che ne hai pelo, perché sempre sentivo questa sensazione un pochino di strappo che non mi faceva tanto. Ci ho messo un po' a capirlo nel 41. Invece con l'Icon Touch è un rasoio che non lo so, già alle prime sbarbate ci andavo d'accordo. So che c'è chi odia l'Icon Touch e ama l'R41, sì, che vi dico, dipende da tonsore a tonsore, eh. Io che uno sia più, diciamo, aggressivo, dai, dell'altro non direi. Direi semplicemente che richiedano un pochino di uso leggermente diverso, tutte e due molta attenzione. Però ecco, con l'Icon sento
che ho più libertà rispetto all'R41. Va bene, allora, fatemi dare una pulita, andate là, che lavoro. Hai conteggio, di qua, sì, traverso. Qui, questa zona è la parte dove bisogna stare super attenti perché queste lame così esposte. Dove ci si finisce facendo del male? Quindi già stanno uscendo qualche puntino. Questi sono rasoi che assolutamente non bisogna spingere. Basta appoggiarli e lasciare che la lametta faccia il suo lavoro. Vedete, anche in contropelo sento molto più piacevole l'Icon rispetto all'R41. Certo, se prendo l'angolo perfetto, taglia è una bellezza, però appena sbaglio un pochino l'angolo con questo. Sento la sensazione di strappo. Cosa che con l'altro, vi dico, non mi succede. Cercando di tenere la mano più leggera possibile. Tutto in questa zona per non riempirmi di punti rossi. Ecco, perfetto, già ragazzi si è bilanciata la cosa già con il traverso che praticamente con questi due passaggi sono due rasoi che vedete non ci avrei bisogno già di fare più niente, sono già a posto, vedete? E siamo praticamente uguali. Qui sento un pochino più di pelo, però qua sento di più rispetto a qua, comunque ci siamo all'incirca. Allora fatemi dare un'altra montatina qui che diamo un ritocco e basta, che già la pelle non è che va a sopportare molto di più. Facciamo zona bassa del collo e un pochino di contropelo zona guance e qualche ritocco dove sentiamo che è rimasto qualcosa di pelo. Il sapone che prima passata era andato molto bene, però ora mi sembra che si stia un pochino smontando come sapone. E quest'inci corto quando si cerca di cose poco caricate, purtroppo tendono i saponi a perdere un po' di performance. Comunque, ragazzi, la profumazione sicuramente merita. Allora, facciamo zona bassa del collo.
meno quando sono nato, ero così liscio. Ripassatina alle branchie, poi di traverso ora. Direi che ci siamo e diamo un colpettino sentite ancora prende qualcosa e qui già stiamo portando via epidermide Direi ragazzi che ci siamo più di così e vuole farsi del male. Gallata pazzesca. Pelle di bebè. Allora facciamo quello stesso. Vedi, punti grossi. E che è troppo tre passate con questi rasoi secondo me un po' senso. Almeno uno non si vada a sposare. Ho lasciato meno l'R41 nel traverso, infatti mi sentivo leggermente più liscio. Ah sì, ci siamo. Che è andata pazzesca. Che è andata pazzesca. Allora, mi sciacquo e contiamo i punti rossi. Allora, fai conteggio, piccolissimo tagliettino, questo non è il repoi, questo è il tagliettino, guardate, non la baffi, però nemmeno me l'ha fatto sentire il disgraziato, qua sotto anche il red point e R41 invece, qua nella zona bassa ha fatto il suo. Ha fatto qualche red point. Comunque ragazzi, c'è cioè una sbarbata 3-4 red point con un rasoio così aggressivo, ci sta tranquillamente, cioè non è problema. Magari questo qui sì, già io mi sono appena pizzicato, però per, anche qui sotto forse con l'Icon, perché l'Icon è tremendo, anche vedete che con il R41 forse mi sono fatto qualche red point meno. E come sensazione, ma siamo lì. Fatemi passare un pochino di allume col sapone. Così disinfettiamo tutto.
Allora, qui sulle guance si sente l'allume, sotto il collo non tanto, qui in zona mento sì, perché qui un pochino mi sono graffiato. Porca miseria, R41 sotto il collo si sente parecchio e anche sulle guance. Sentite un pochino meno l'allume dal lato dell'icon, nonostante mi abbia lasciato qualche red point in più. Allora, passando l'allume non sento resti di pelo da nessuna parte, cioè che entrambi i rasoi ragazzi hanno fatto un lavoro pazzesco. Ora sentiamo a passarci le mani. Come va la situazione? La pelle fa appiccicosa. L'allume con il sapone. Tocchetto di matita nuova. La mano è troppo appicciosa, non riesco a far scorrere le dita, ma ragazzi, la barba non si sente, cioè questo è il BBS assoluto. Allora, c'ho anche l'after, guardate che torbo è, praticamente è olio essenziale, la sciacquata, brucerà, la fa paura, guardate che latte di oli. Allora, leggo l'incipit, sembrerebbe non alcolico, sembrerebbe più un witch acid. Non male l'after. Come profumazione, vediamo ora se quando asciuga cambia un po', però mi piace più il sapone. Però aspettate, forse come non ha alcol deve un po' cambiare. Inci. Dice shakerare. Non c'è poca roba, guardate, ingredienti, witch hazel, polisorbate e profumo. Non c'è praticamente niente, è solo witch hazel, infatti l'ho sentito light. Comunque, ottimo, mi ha tolto quell'effetto appiccicoso che avevo dell'allume col sapone. Si è già asciutto, asciugato. Allora, fiallata ragazzi, fiallata pazzesca. Appena appena qui, in questo buchetto, se faccio così, ma per il resto, cioè come differenza no, non ce n'è, il risultato finale è identico, vi dico, sono solo sensazione di taglio. Magari l'R41, non so come spiegarmi per non contraddirmi, forse è più facile non tagliarsi con l'R41. Però come sensazione di taglio preferisco Icon, nonostante avete visto che con Icon mi sono fatto due taglietti, cosa che con R41 non mi sono fatto, perché penso che questo, diciamo che è più difficile non tagliarsi, però è più facile come, secondo me, come sensazione di taglio, cioè trovare l'angolo giusto, ecco, di taglio con il rasoio rispetto all'R41. Che comunque ragazzi ha fatto un risultato fantastico, solo qua in questa zona bassa appena appena mi ha fatto qualche red point, però vedete che nel resto della faccia con R41 non mi sono fatto né tagli né red point, sì che siamo lì ragazzi, cioè due rasoi veramente veramente efficaci. Ripeto, non sono rasoi per chi sta iniziando, quindi sono rasoi per chi già ha un minimo di esperienza con i DE. E
Comprateveli solo esclusivamente se amate il rasoio, dove si sente veramente tanto la lavetta, se no fate a meno di comprarli, perché vi dico, qui sono rasoi, insomma, che richiedono molta attenzione all'ora di usarlo. Certo, poi magari uno usa solo questo, ci fa tanto la mano che gli diventa quasi naturale usarlo, ma comunque rimangono rasoi che appena uno si distrae, tenete la sicurezza che vi lascia un bacino, vi dà un bacino. Comunque, ragazzi, ottima la sbarbata. Onestamente, quando ho messo il sapone per passare l'allume, sentivo un pochino di bruciore in faccia, però appena messo l'allume mi ha tolto assolutamente tutto e ora mi sento la pelle fantastica. Non male questo aftershave with chasteel. Pensavo sulla quantità di oli che ho visto quando ho sciabordato che ha tirato fuori che mi bruciava, invece non ha bruciato per niente. E la profumazione ora si sta assomigliando moltissimo al sapone, si sente l'uso dell'incenso. Veramente, veramente ottimo. Mi è piaciuto. Allora, vado a togliere gli occhiali, non vedo niente, se no la camera, tutto sta registrando bene. Sì. Allora, ragazzacci, niente, un'altra comparativa fatta. Vincitore per me, ma guardate, forse ai punti vi dico, ma è più per la sensazione di taglio che per il risultato veramente finale. Forse preferisco Icon Tech, forse, ma comunque vi dico, sono rasoi che mi piace usarli ogni tanto, non sono rasoi che userei tutti i giorni, perché rompo un po' le scatole, state tan attento a non tagliarsi, anche se insomma un pochino di esperienza sono rasoi che si usano, però vedete che sempre qualche tocchettino quando vi fate la barba con questi rasoi, bisogna metterli in preventivo che ci possano scappare qualche red point in più rispetto a altri rasoi. Però ragazzi, il risultato è fantastico, cioè, questi sono quasi 24 ore sicuramente di pelle liscia, perché arrivano talmente profondi, questi portano via anche un pochino di epidermide, che veramente è pazzesco il risultato. Sono liscio, liscio, liscio da morire. Pochi rasoi danno una sbarbata così profonda. Saponcino, non vi ho detto il nome perché è talmente difficile, ragazzi, non so come si pronuncia. Enlightenment, mazza Deo, più difficile non poteva mettere il nome. Questo è UncleJohnSoap.com, lo trovate e anche in Pasteur, ce li ha. Sono saponi vegetali, alcuni vengono in refill, tipo refill, altri vengono con la scatolina di... Non ne ho nessuno qua, ce li ho giù, quell'altro che ho. Vengono con la scatolina di plastica normale. State attenti a comprarlo perché se volete la scatolina, se no correte il rischio di comprare il refill. E avete visto che gli after sono analcolici, sicché mi immagino che me li spediscano anche in Italia. E vi dico, no, niente male, eh. Magari il sapone, oggigiorno ci sono vegetali, specialmente italiani, che lo distruggano questo, però la profumazione è decente e questo after analcolico, ragazzi, ha fatto un bel lavoro, mi ha lasciato la pelle fantastica, sicché è promosso più l'after che il sapone forse, però come profumazione mi sono piaciuti tutti e due. E che altro? Molti mi state domandando sopra il mio cavatappi. Ragazzi, cucchiaino AliExpress, cucchiaino per caffè, per te. E un manico vecchio di un pennello che ho tolto il ciuffo con della resina. Ci ho messo un po' di colorante dentro la resina. L'ho seminato lì dentro. È nato questo. Va bene, ragazzacci. Allora, anche per oggi è tutto. Ottimo anche il pennellozzo. Un pochino meno di backbone rispetto al semoggi misto, tenetelo presente se lo comprate. Però ottimo. Per oggi è tutto. Abbiamo parlato un po' di tutto. Vabbè, la metteastra, ragazzi, sono già 3-4 video che le uso, fantastiche. Ci vediamo alla prossima. Spero che non abbiate mangiato troppo in queste feste. È troppe uova di Pasqua. Vabbè, se no vengono fuori i brufoli e poi ci riempiamo di red point. Va bene, ragazzacci, grazie come sempre. Scrivetemi i vostri commenti se avete questi rasoi, se li avete usati, che ne pensate voi. E
E bueno, se volete qualche altra comparazione, anche se ce ne ho ancora due o tre che mi avete proposto da fare, piano piano ragazzi le faccio, eh. Quello che mi avete scritto me le sono scritte, sì che ce le ho tutte. Quelle che posso fare le farò con piacere. Va bene ragazzi, ci vediamo. Ciao, alla prossima.